partiamo dal titolo, perché mi piace in modo particolare la spiritualità della natura e la natura della spiritualità. Mi piace perché ha un effetto specchio, ha una specularità interna. E mi piace perché è strano, o quantomeno è un titolo strano per una certa mentalità che è avvezza a una certa storia del pensiero, una certa storia del pensiero che è più portata a dividere che non a unire. E questa storia del pensiero in qualche modo fa sì che noi concepiamo l'uomo contro la natura contro l'uomo. E quindi se gli uni e gli altri sono contro, allora l'uomo può maltrattare la natura, può violentarla, può deturparla. È una mentalità molto strana, alla quale io mi sento parecchio molto lontano, e che a ben guardare è una mentalità che non ha fondamento. Perché a ben guardare l'uomo non è contro la natura e la natura non è contro l'uomo, anzi. L'uomo non è neppure distinto dalla natura, anzi, l'uomo è dentro la natura e la natura è dentro l'uomo, perché siamo natura. Però anche per non far sembrare, insomma, questa affermazione, come dire, rudimentale o affetta da un certo sentimentalismo, allora cerchiamo di vedere perché l'uomo e la natura non sono distinti, ma come ripeto, la natura è dentro l'uomo e l'uomo è dentro la natura. Lo possiamo vedere osservando la storia immarcescibile dell'evoluzione che è iscritta nella vita di ciascuno di noi, da quando dallo spazio profondo, 3,5 miliardi di anni fa, cominciarono a piovere sulla Terra i primi amminoacidi. Di lì si formarono le proteine e poi le cellule e poi le prime forme di vita pluricellulari, poi amebe, poi molluschi, poi pesci, poi rettili e mammiferi, via via fino all'uomo del terzo millennio. E ciascuno di noi porta iscritta in se stesso questa, tutta questa storia della evoluzione della vita dentro ciascuno di noi. La ripercorriamo con una velocità sbalorditiva all'interno del grande grembo materno, mentre siamo proprio dentro gli spazi acquatici, oceanici del ventre della madre. Siamo cellula, siamo pesciolino. Poi, dopo aver nuotato in questi grandi spazi oceanici del ventre materno, strisciamo fuori come serpente alla conquista della terraferma. Una volta sulla terraferma, cominciamo a camminare, o abituarci a camminare sulle quattro gambe. Poi, con l'andare del tempo, riusciamo finalmente a reggerci sulle due gambe, un po' come fece qualche milione di anni fa il primo ominide. Di lì, poi, cominciamo a manipolare oggetti. In questo siamo come l'Homo habilis. Poi, con l'andare del tempo, oltre a manovrare oggetti, cominciamo a sconfiggere il buio che ci atterriva con il fuoco dell'intelligenza. In questo siamo come l'uomo di Neanderthal, che con il fuoco dell'intelligenza si apre finalmente alla coscienza dell'altro.
Di lì poi cominciamo a essere consapevoli di sapere. Ecco l'Homo sapiens sapiens. E allora l'Homo sapiens sapiens che cosa può comprendere della interrelazione fra l'uomo e la natura? Lo comprende osservando come i tre regni della natura siano iscritti all'interno del suo stesso corpo, della sua stessa costituzione fisica. Il regno minerale sono le sue ossa, il regno vegetale è il sistema circolatorio, sono i tessuti, il regno animale sono i suoi organi interni, sono i suoi muscoli. E se prendiamo una fotografia aerea di un estuario di un fiume, prendiamo poi la fotografia al microscopio di una foglia, poi prendiamo una fotografia del nostro sistema circolatorio e li sovrapponiamo. Rimaniamo sbalorditi di come vi sia una quasi perfetta sovrapponibilità. E le cose non finiscono qui, perché i regni della natura sono iscritti anche nel nostro cervello. E allora vediamo come è costruito il nostro cervello. Il cervello nasce come un menhir minerale vegetale, quindi come una pietra allungata con un grande stelo minerale vegetale, è la nostra spina dorsale, la spina dorsale che ci impalca e ci consente di muoverci nello spazio. Poi, sulla sommità di questo stelo minerale vegetale, si costruisce un piccolo cervello, è il cervello rettiliano, per usare l'espressione del neuroscienziato Paul MacLean, che negli anni 60, metà degli anni 60, elaborò la concezione del cervello trino. Cervello rettiliano è deputato agli istinti primari dell'essere umano, tutti quegli istinti primari che consentono la sopravvivenza della specie. Attorno al cervello rettiliano poi l'evoluzione ha portato alla costruzione di un mesencefalo, di un cervello mammifero. Il cervello mammifero è depositario di tutti gli operatori di tipo emozionale, quindi la paura, l'aggressività, l'innamoramento, il senso del gioco. Attorno poi al mesencefalo, nel caso dei mammiferi superiori e nel caso in particolare dell'essere umano, si forma la neocorteccia che è deputata a tutti i processi di tipo astrattivo e di tipo olistico. Quindi portiamo iscritto nel nostro corpo, nel nostro stesso cervello, l'idea per cui non siamo separati dalla natura, ma la natura è dentro di noi e noi siamo dentro la natura. Ce ne accorgiamo anche, facendo una passeggiata in questo luogo, nei giardini appunto che ci ospitano. Passeggiando siamo colti da una certa ebbrezza. Se lo percorriamo, diciamo, con una certa sensibilità, ci addentriamo con una certa sensibilità e l'energia del verde ci colpisce in un modo speciale. Sentiamo come le cellule vegetali siano all'opera, noi vediamo vivificati e in certi istanti benedetti comprendiamo che c'è la possibilità di vibrare su questo tempo differente, che è un tempo più placido, e questo ci consegna una grande gioia, forse la gioia somma, di vibrare quindi in vibrazioni più
più lente e placide, quiete. La natura poi ci consegna un grande insegnamento, forse l'insegnamento spirituale più elevato, un insegnamento che regge sia lo sviluppo di una pianta o di un albero, su sino allo sviluppo spirituale. L'insegnamento è questo: l'accrescimento è dato dall'abbandonare le cose vecchie per abbracciare quelle nuove. Laddove c'è attaccamento alle cose, si ha una perdita di fermento, di fermento vitale, si ha una perdita di genialità. Lo osserviamo per esempio benissimo in certe tecniche di cultura delle piante, che laddove il metodo è diventato antinaturale e si va a concimare con fertilizzanti estremi la pianta, ne consegue una malattia. Ovvero, dove prende piede questa tecnica di cultura antinaturale, dove c'è un eccessivo accrescimento di cibo, ecco che la pianta si ammala, oppure attira l'insetto che spesso fa ammalare la stessa pianta. Questa legge che appunto regge sia lo sviluppo di una pianta sia lo sviluppo dello spirito, si è mostrata appunto anche dalle piante stesse. Intendo che laddove una pianta non si voglia staccare dalle sue vecchie foglie, lasciando spazio a quelle nuove, la pianta muore. Se un melo non vuole staccarsi dai suoi frutti vecchi per lasciare spazio ai frutti nuovi, il melo muore. Il serpente che non vuole trasformarsi, abbandonando la sua pelle, morirà soffocato. L'uccello che rimane legato al suo vecchio piumaggio morirà soffocato. C'è un passo di Matteo, mi pare il 6,19, che dice: né vermi, né ruggine, né ladri possono attaccare ciò che si usa ma non si accumula. Ecco, laddove vige la legge dell'accumulo, inevitabilmente scoccano tutti i guai. Chi rimane troppo legato ai beni e ai denari che ha ammassato dentro la propria casa, una volta che avrà cessato la vita dal punto di vista visibile, si rifiuterà di staccarsi da quella stessa casa. Quella casa letteralmente diverrà una casa infestata. Ed è questa una delle spiegazioni del detto esoterico per cui si rimane posseduti da ciò che si possiede. Beh, intanto abbiamo aperto un po' di piste. Adesso lascio la parola all'amica dottoressa Caterina e poi io sarò felice di interagire con voi.